Ciao Giusy, ciao Centrocampo, ciao Blog Sicilia. Il personaggio della settimana ha un cognome che dalle nostre parti è sinonimo di cultura e letteratura. È il dottor Sergio Flaccovio. Protagonista di Centrocampo è naturalmente il calcio. Qual è il suo rapporto con il mondo del pallone? Ma io amo il calcio come sport, come gioco, e quindi seguo le partite, ma soprattutto mi piacciono i grandi eventi, ecco, cioè quando i giocatori giocano. E sul Palermo che mi dice? E il Palermo è una grande emozione, perché io ho un ricordo del mio primo contatto con lo stadio. Avevo forse, se no, 8 anni, 9 anni, e mi portarono a vedere una partita che, se non ricordo, era il Palermo-Inter, che Palermo vinse. Ma parliamo di... è un ricordo ben preciso di una grande emozione, soprattutto per la partecipazione collettiva, cioè lo stadio, cioè l'essere insieme a tante persone e gioire insieme. Questo è un momento, secondo me, che il calcio ci regala ed è insostituibile. Calcio e letteratura, parliamo di questo binomio. Ma il calcio è un gioco, sì, ma è un gioco che è metafora del mondo. Se si pensa a tutte le dinamiche che sono dentro il calcio, ben rappresentano il mondo, tutto il mondo, e quindi dai momenti di gioia ai momenti di dolore, gli abbandoni, i tradimenti, c'è tutto nel calcio. Quindi la letteratura ha sempre curato, e sono tanti i libri che raccontano il calcio, perché il calcio sintetizza un po' tutte le emozioni dell'uomo. E la sua casa editrice ha qualcosa che bolle in pentola a proposito? Nella nostra casa editrice noi abbiamo voluto dedicare due libri, e sono diversi, perché uno è di Luigi Tripisciano, Album Rosanero, che è un racconto storia della Palermo Calcio, cioè Tripisciano è un giornalista storico e ci racconta in presa diretta, perché lui l'ha vissuto, quasi tutta la storia del Palermo, con i vari momenti, appunto, diciamo, non felici, e i grandi ritorni, come l'ultimo in Serie A. E a questo evento noi allora abbiamo dedicato questo libro, Album Rosanero, che è un libro fotografico, ma anche con un testo bellissimo di Luigi Tripisciano. Ma di contro, ecco, andiamo più sulla letteratura, un altro libro che abbiamo voluto dedicare al calcio è questo Alè Calè, che è la storia esemplare di una piccolissima squadra francese, assolutamente fatta da dilettanti, che proprio con quella magia del calcio riesce ad arrivare alla finale del campionato nazionale. Ed è una storia vera, che Osvaldo Guerrieri racconta in maniera graziosissima, e che fa vedere come il calcio, diciamo, ha una componente importante nello spirito dei giocatori. E questo ritorna all'inizio, quando ho detto: a me piace il calcio quando i giocatori giocano. Infine, un saluto a Giusy Randazzo e al pubblico di Centrocampo. Sicuramente un saluto a Giusy Randazzo e al pubblico di Centrocampo, augurando la grande fortuna.